Insomma, la storia del documentario è lunghissima. Per molto tempo, per decenni e decenni, in qualche maniera il documentario occupava il versante di coloro i quali pensavano che la ripresa della realtà avesse di per sé stesso un valore veritiero. Tutte queste cose in qualche modo sono tramontate. È vero usare il paradosso, semmai, che appunto più un documentario dichiara la sua finzione, tanto più magari può avvicinarsi, se mai è possibile, alla verità. Naturalmente anche qui, andando avanti, eccetera, poi mi sembra che molto spesso le differenze tra la fiction e il documentario si siano andate proprio molto, molto, no? Sono andate indebolendo, per cui oggi è possibile benissimo vedere della fiction che usa dei registri espressivi del documentario e dei documentari che usano dei registri espressivi della fiction. Questa mi sembra, come dire, è una delle caratteristiche che ci dimostrano che il nostro tempo presente in qualche modo sta facendo giustizia di tutte quelle dicotomie, di tutte quelle barriere, di quelle, no, di quelle tassonomie, eccetera, che hanno caratterizzato la cultura industriale classica.